mi piaceva che per una volta il cinema creasse degli effetti reali, cioè il fatto che lei scrive questa storia ogni volta suscita dei fatti concreti in questa banda criminale, cosa che noi ci auguriamo sempre che il cinema possa avere questo effetto, e non ce l'ha ovviamente, se non in altro modo, con risonanze molto più lente e diverse. Però mi piaceva che diventasse attivo nel gioco fra questa donna e il personaggio che fa Renato Carpentieri, quindi un investigatore che usa il cinema come un dispositivo di indagine, cioè attraverso il film sa di poter smascherare quelli che hanno rubato il quadro del Caravaggio. E dall'altro c'è la scrittura anche in un'altra forma, perché questa storia ha origine da questa vicenda di pentiti che hanno raccontato nel tempo il furto del Caravaggio. Il furto del Caravaggio, noi non sappiamo veramente quasi nulla, abbiamo più o meno un contesto. In realtà questi pentiti nel corso del tempo, come fanno gli sceneggiatori, hanno scritto le loro versioni. Ogni volta esattamente come fanno gli sceneggiatori, perché il produttore voleva sentirsi dire certe cose. E quindi loro che al giudice raccontavano un fatto che metteva più in rilievo certi aspetti, perché in quel momento era la situazione che li avrebbe in qualche modo avvantaggiati. E questo aspetto mi ha pure molto intrigato, cioè come la giustizia è fatta di impostura, come la scrittura, la carta su cui si scrive la vicenda della giustizia spesso è fatta di impostura, non sempre per fortuna, ma purtroppo in Italia molti di questi casi noi non li conosceremo mai proprio perché sono intinti in questo. Allora il cinema è l'unico modo per rivelare o tentare di dargli una forma, perché noi non sapremo come è finita la storia di Salvatore Giuliano. Ci rimane il meraviglioso film di Rosi, che mette in scena una certa idea del potere e della giustizia. Non ci dà i nomi, però ci dà un'altra cosa. Ecco, questo film racconta in un modo molto divertito, perché io volevo fare, nel fare omaggio al cinema, omaggio a dei film che io ho molto amato. Cito per esempio i film di Bogdanovich, che per esempio amo moltissimo, Ma papà ti manda da sole. E Bogdanovich era uno che aveva delle idee precise, diceva che non si possono più fare i film, bisogna rifarli, cioè sostanzialmente rifare i film alla maniera in cui si facevano in certi anni. E che è un modo di vedere il cinema interessante. Ecco, in questa vicenda, nel modo di trattare la trama, di trattare anche gli avvenimenti, ci sono fatti reali. Per esempio, nessuno può credere che a un certo punto questo quadro del Caravaggio è stato al centro della trattativa con lo Stato. Eppure è vero, cioè a un certo punto uomini dello Stato hanno proposto che questo quadro potesse essere al centro, diciamo, di un dialogo per far sì che i mafiosi ottenessero l'alleggerimento del 41 bis e lo Stato ne ricavasse il fatto che la mafia rinunciava a colpire certi obiettivi. È un'idea assurda, ma come può vedere? Questo è successo, è agli atti. Allora, il modo in cui in quella vicenda si mescolano aspetti grotteschi, aspetti anche nefandi metaforicamente, cioè l'idea che la bellezza sia stata oltraggiata in questo modo, in questo paese, che questo, cioè la mafia non è soltanto i morti che noi abbiamo davanti, Falcone, Borsellino, i giudici, le persone normali, eccetera, che sono sicuramente una perdita immensa, ma è anche il fatto che ci hanno tolto questa bellezza, che ci hanno occupato dal punto di vista del nostro elaborazione interiore per anni. Io che sono vissuto a Palermo posso veramente dire quanto fosse nera proprio la prospettiva dentro cui vivevo in quegli anni. E quindi con questo film è come se mi fossi liberato, e
volessi anche parlare di un momento in cui tutto sembra un po' derisorio, cioè anche la lotta al crimine.